Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Oggi ragazzi voglio parlarvi di uno sciroccato seriale conosciuto per il suo temperamento molto mite. Se avete visto Mindhunter su Netflix, una serie TV, saprete sicuramente di chi vi voglio parlare. È stato definito il macellaio delle studentesse e sto parlando di Edmund Ed Kemper. Edmund Kemper è uno dei fuori di melone seriali più efferati dell'intera storia americana. Ma in realtà, chi era Edmund? Edmund nasce il 18 dicembre del 1948 a Burbank, in California. È il secondo figlio nato dall'unione tra Edmund Emil Kemper Jr. e Clarnell Stenberg. Edmund ha due sorelle e sono entrambe più piccole di lui. Edmund è davvero un bambino brillante, è intelligente, anche se i suoi genitori sono molto rigidi e severi. Il bambino ha un ottimo rapporto con suo padre, ma non va affatto d'accordo con sua madre, Clarnell. La donna lo rimprovera spesso, è dura, aggressiva. Da piccolo Edmund viene perennemente umiliato verbalmente da sua madre Clarnell. E infatti la sua infanzia è praticamente costellata da rifiuti e umiliazioni. Arriviamo al 1957, perché i genitori di Edmund si separano e il ragazzo, a soli 9 anni, viene affidato alla madre e quindi si trasferiscono insieme nel Montana. A questo punto Edmund inizia già ad avere delle abitudini un po' inquietanti. Infatti è solito tagliare le teste delle bambole delle sue sorelle per poi deformarle. Comunque, passa un anno, Edmund cresce e già a 10 anni è un bambino alto e robusto. Sua madre Clarnell, che si sospetta soffrisse di una grave nevrosi, lo rinchiude quasi sempre nel seminterrato per paura che Edmund faccia del male a sua sorella Susan. Di fatto però Edmund non aveva ancora fatto nulla di male. In quel momento preciso non è nient'altro che un bambino di 10 anni che dorme su una brandina in un sacco a pelo con una lampadina che pende dal soffitto. Di notte Ed sente i rumori della casa, sente i rumori dei topi che corrono tra le mura. Inoltre, il fatto di venire segregato nel seminterrato lo fa automaticamente sentire colpevole, cattivo e anche pericoloso. Passa del tempo e Edmund è sempre più terrorizzato dalle terribili notti che passa nel seminterrato. Di conseguenza inizia a maturare un profondo risentimento verso sua madre Clarnell. Tanto che, quando non è rinchiuso nel seminterrato, il buono e caro Edmund è solito entrare nella camera di sua madre mentre dorme per osservarla con un martello in mano, fantasticando di fare cosette alquanto macabrine. Un altro punto da trattare, secondo me, è la vita sociale e scolastica di Edmund. A scuola purtroppo il ragazzo non è a suo agio, i bambini più piccoli lo evitano perché hanno paura di lui, mentre invece i più grandi lo evitano perché lo considerano strano. Edmund per di più è anche di natura un ragazzo timido e quindi questa situazione di certo non lo aiuta. Ma dobbiamo anche sommare il contesto familiare penoso in cui vive il ragazzo, che per di più non ha neanche una figura maschile positiva da individuare, in quanto suo padre è totalmente sparito dalla sua vita. In questo periodo iniziano le fantasie riguardanti la morte ed Edmund le trasmette direttamente sul lato pratico. Infatti, l'anatomia è la sua materia preferita, dimostra quasi un interesse morboso per questa materia. Inoltre, diventa incredibilmente bravo a dissezionare le rane. Arriviamo a un altro punto, perché Edmund inizia a sfogare la frustrazione delle continue punizioni subite da sua madre con l'uccisione e la successiva vivisezione di vari animali. Edmund è particolarmente attratto dai gatti, li uccide tutti per poi vivisezionarli. Più avanti Edmund dirà che lo faceva per capire come erano fatti e come funzionavano. Nel frattempo sua madre Clarnell sta facendo beatamente gli affari suoi, però appena scopre il comportamento strano e così sinistro del figlio, lo caccia letteralmente di casa, dicendo di non voler più essere responsabile di quel figlio mostruoso. Siamo nel 1963. Edmund lascia la madre, che lo spedisce tipo pacco postale da suo padre a Los Angeles. Ma il padre non lo vuole lì e quindi Edmund cerca ben presto di scappare, obbligando sua madre Clarnell a rivolgersi agli assistenti sociali. Gli assistenti sociali decidono di affidare Edmund ai nonni. I nonni di Edmund possedevano un ranch sulle montagne del North Fork in California. Di conseguenza, il nonno Edmund e la nonna Maud accolgono il ragazzo. Quindi si occupano di lui, se ne prendono cura, ma ben presto Ed si rende conto che sua nonna Maud è esattamente come sua madre. E di conseguenza neanche nel ranch dei nonni si trova bene. Edmund vive solo e infelice e inoltre in quel periodo, essendo peraltro in un ranch in montagna, si dà alla pazza gioia torturando animali di vario tipo. Arriviamo all'agosto del 1964. Mentre suo nonno è fuori nei campi, Ed pugnala Maud, sua nonna. Poi prende un fucile e fa fuoco. Il motivo? La nonna l'aveva obbligato a stare a casa per aiutarla.
mentre Ed avrebbe preferito uscire col nonno, anche perché era molto più legato a lui. Una volta rincasato il nonno di Edmund, avrebbe sicuramente scoperto il suo malefatto e avrebbe quindi ritenuto, giustamente, il comportamento di Edmund inaccettabile. Ed è proprio per questo motivo che Edmund ha voluto far fuori anche suo nonno. Dopo aver fatto tutto questo, Edmund chiama sua madre, che lo convince a chiamare la polizia. Edmund quindi viene interrogato dalla polizia e dice testuali parole: "Volevo sentire cosa si provasse a far fuori la nonna. Ho freddato anche il nonno perché si sarebbe arrabbiato per quello che avevo fatto e poi non avrebbe mai sopportato il lutto della nonna." A questo punto Edmund viene sottoposto a una perizia psichiatrica e viene ritenuto un soggetto con personalità disturbata del tipo passivo-aggressivo. Viene quindi internato nell'ospedale psichiatrico criminale di Atascadero. A questo punto arriviamo a un'altra parte di vita di Edmund. Dovete sapere che William Schamberger è uno psichiatra che lavora nella struttura e, nonostante non abbia in cura Ed, ha spesso contatti con lui. Lo descrive come un ragazzo intelligente, come una sorta di paziente modello. Edmund quindi diventa ben presto il simpaticone, in quanto si distingue per la sua gentilezza e per la sua disponibilità. Ha voglia di fare, di essere utile, inoltre non è affatto un piantagrane. Arriva addirittura a diventare un assistente fidato dallo staff di psicologi e psichiatri che si occupa dei pazienti della struttura. Inoltre Edmund ha accesso ai registri dell'ospedale, quei registri che contengono informazioni molto dettagliate sui vari metodi usati dai criminali e sulle varie tecniche per raggirare la polizia e far perdere le proprie tracce. Inoltre Edmund ha accesso a tutti i test psicologici dell'ospedale e risulta davvero molto, ma molto intelligente. Sa cosa vogliono sentirsi dire gli psichiatri e gli psicologi della struttura, proprio perché conosce il criterio con cui vengono fatte le diagnosi, considerando quanta fiducia gli dava lo staff dell'ospedale. Di fatto Edmund studia un modo per manipolare e raggirare gli psichiatri dell'ospedale. Studia con attenzione il gergo dei medici proprio per tentare di capire come poter essere dimesso. Contemporaneamente, oltre alle cartelle cliniche dei vari pazienti, Edmund entra anche in contatto con altri criminali. Ascolta i loro racconti che gli creano uno spunto per continuare a fantasticare. Però c'è anche una svolta. Edmund, fino a quel momento, ha collegato la morte solo con due elementi: il sangue e la vendetta. Però è proprio in questo momento che pian piano si aggiunge anche l'elemento bricconcello. Ed, all'interno dell'ospedale psichiatrico, riesce addirittura ad annotarsi su un taccuino un sacco di informazioni, scrive le sue impressioni riguardo i resoconti parecchio dettagliati che i detenuti gli raccontano. Edmund raccoglie informazioni, studia i casi, analizza il comportamento degli altri detenuti per trovare degli errori. Edmund, insomma, considera i pazienti dell'ospedale psichiatrico letteralmente dei principianti senza metodo. Quindi, esattamente come a scuola vivisezionava le rane nell'ora di anatomia, Ed viviseziona anche le storie che raccoglie, evidenziando peraltro gli sbagli che altri hanno compiuto. Edmund non sa quanto sarà lunga la sua permanenza nell'ospedale psichiatrico, però è sicuro che quel taccuino pieno di appunti gli tornerà utile. Mentre Ed studia come gestire la sua carriera criminale una volta uscito dall'ospedale, si comporta bene e gentile con i medici, che sono totalmente ignari della sua follia. I medici sono addirittura compiaciuti dai suoi miglioramenti. Edmund è così scaltro che riesce letteralmente a raggirare i suoi medici, convincendoli che le sue turbe giovanili siano ormai acqua passata. Bisogna però sottolineare una cosa: Edmund è entrato nell'ospedale psichiatrico di Atascadero all'età di 15 anni e ovviamente a quel tempo era ancora vergine. Non ha mai avuto alcuna esperienza malandrina, però ha iniziato a sviluppare qualche fantasia macabretta e inquietantella proprio mentre stava ad Atascadero. Stiamo parlando di un istituto psichiatrico che avrebbe dovuto farlo stare meglio. E invece le fantasie di Edmund esplodono letteralmente. Il ragazzo continua a fantasticare pensando a cose parecchio macabre. E peraltro ha ammesso che nel periodo che ha passato ad Atascadero ha passato un sacco di tempo con la sua mano. E abbiamo capito che intendo, eh? Tutto questo, sottolineo, accadeva in un ospedale psichiatrico. Dopo soli 5 anni di detenzione, Edmund Kemper viene dimesso. Ed è in questo caso che il ragazzo inizia a pensare alla lunga sfilza di crimini a sfondo bricconcello. Edmund, appena dimesso, ha ormai 20 anni. È alto più di 2 metri e viene affidato al tribunale dei minori con la raccomandazione che non andasse a vivere con sua madre. Indovinate, il tribunale non ha assolutamente osservato le indicazioni e quindi Edmund torna a vivere da sua madre. Clornelli in quel periodo lavora presso l'Università della California e era stata aperta di recente e di fatto è proprio Clornell, la madre di Edmund, a
ad aiutare inconsapevolmente il figlio a dar via alla sua carriera criminale. E perché, mi chiederete voi? Perché Clarnelli ha dato il pass per accedere ai locali universitari in cui Edmund trova le sue vittime. Passa un altro po' di tempo. Edmund arriva a 21 anni e arriva più o meno a pesare 150 kg. Insomma, era un bel ragazzone, però purtroppo non sa cosa vorrebbe fare nella sua vita. Ad un certo punto fa domanda per essere assunto dalla polizia stradale e per una volta sua madre lo aiuta anche, tentando di non far risultare cosa Edmund avesse fatto ai suoi nonni sulla fedina penale. Purtroppo però Edmund è fuori in termini di altezza e di peso, quindi ripiega su un lavoro nel Dipartimento Autostrade dello Stato della California. A questo punto, per consolarsi del mancato ed agognato lavoro, Edmund si concede una moto simile a quelle date in dotazione alla polizia. Inoltre inizia a frequentare un locale molto apprezzato dai poliziotti, il jury room. Ovviamente Edmund non fa brutta impressione, anzi tutt'altro, diventa di casa e si guadagna un nomignolo simpatico. Big Ed. Gli vogliono tutti molto bene e trovano sia un ragazzo tranquillo, pacato, onesto. Però dovete sapere una cosa. Solitamente nei fori di melone seriali con istinti bricconcelli c'è il desiderio di dominio, manipolazione e infine controllo. Per Edmund, che è stato soggetto di violenze psicologiche e fisiche fin da bambino, diventa quasi un bisogno tentare di lavorare per la polizia, in quanto il poter far parte delle forze dell'ordine risulterebbe per lui una specie di riscatto dalla sua condizione di vittima. Perché Edmund è stato anche una vittima, purtroppo. Ed voleva vivere a stretto contatto con le forze dell'ordine, voleva letteralmente essere uno di loro. Intanto però il tempo non si ferma e arrivano gli anni 70. In California si vive appieno il fenomeno degli hippie. È l'epoca della vita on the road e quindi le strade pullulano di belle ragazze che hanno bisogno di un passaggio. Questo fatto è quasi un invito per Edmund a iniziare a commettere i suoi crimini, anche perché sua madre gli stava perennemente col fiato sul collo e facendolo sentire una nullità. Come vi ho già detto, Clarnell, la madre di Edmund, lavora come segretaria in un'università ed è considerata una donna molto dolce e affettuosa, quantomeno con le studentesse. Tratta Edmund sempre come un mostro in ogni caso, nonostante l'uomo ormai abbia una casa tutta sua, che ovviamente condivide con un suo amico grazie all'impiego nel Dipartimento Autostrade. Clarnell però continua a perseguitare e umiliare Edmund e non smette mai di ricordargli che le ragazze dell'università erano troppo per lui. Per non farci mancare niente, Clarnell ripeteva ad Edmund questa esatta frase: non riuscirai mai ad uscire neanche solo con una di queste ragazze. E in Edmund a questo punto scatta qualcosa. Dopo anni a subire umiliazioni, a sentirsi sbagliato, mostruoso e ad essere malvoluto, inizia a pensare di voler dimostrare a sua madre ciò che in realtà è in grado di fare. Passa un po' di tempo ed Edmund ha un incidente in moto e con i soldi dell'assicurazione Edmund compra una macchina molto simile a quelle utilizzate dalla polizia e peraltro l'equipaggia anche con un radioricevitore VHF e un'antenna. Edmund quindi ha una nuova auto e passa il suo tempo ad andare avanti e indietro sulle statali della zona, quasi quotidianamente cariche da passaggi ad autostoppisti di entrambi i sessi. Li porta dove vogliono andare e intanto si studia le zone. Pensa a come liberarsi dei corpi, pensa a come commettere i crimini. Insomma, valuta le opportunità che il luogo in cui vive gli può offrire. Nel frattempo migliora il suo approccio con le sue potenziali vittime e spesso si ferma lungo la strada per controllare le volanti della polizia. Edmund pianifica tutto nei minimi dettagli. Prende appunti mentali su come farla franca ed è eccitato di mettere in pratica quelle che fino ad allora erano rimaste fantasie. Edmund diventa un vero e proprio maestro in ciò che per lui rappresenta l'assoluta priorità: avere la fiducia delle giovani autostoppiste. Edmund, quando carica una ragazza a bordo della sua auto, calcola sempre le sue azioni. Le chiede dove sia diretta, controlla l'ora per essere certo di aver tempo per portare la ragazza a destinazione. E in effetti un atteggiamento così distinto, assieme al suo aspetto pulito, fa cedere le ragazze, che sono convinte di trovarsi davanti un uomo serio, impegnato, e non certo un fuori di melone seriale. Nonostante questo però, Ed ancora non si decide a compiere le sue fantasie. Si preoccupa di equipaggiare la macchina con vari attrezzi e armi che gli sarebbero potuti essere utili in futuro. E poi continua a fantasticare, aggiungendo sempre di più qualche particolare inquietante e macabretto. Arriviamo al 7 maggio del 1972 ed Edmund Kemper dà via la sua carriera criminale. Il 7 maggio Edmund carica due ragazze
nei pressi del campus universitario UC Santa Cruz. Le due ragazze autostoppiste si chiamano Mary Ann Pesce e Anita Lucchessa. Le ragazze dovevano semplicemente raggiungere l'università di Stanford. Edmund, però, ovviamente mica le porta all'università di Stanford, anzi, le porta in una zona isolata e le freda con un coltello. Questo suo primo crimine è assolutamente poco organizzato. Edmund incontra molte più difficoltà di quanto ne avesse immaginate, ma comunque riesce nel suo intento. Porta i corpi delle due ragazze a casa di sua madre, in camera sua, e poi fa delle foto con delle Polaroid, le decapita e si libera del tronco dei loro corpi, chiudendoli in dei sacchi di plastica. Che seppellisce intorno alle montagne di Santa Cruz. Le teste invece le tiene per qualche giorno e le usa per farci cosacce, dopodiché getta i resti da una scarpata. Passano 4 mesi, è il 14 settembre. Aiko Ko è una ragazzina stanca, ha 15 anni e fa la ballerina. Ha di conseguenza spessissimo delle prove in palestra e la ragazza non ha proprio voglia di aspettare l'autobus. Edmund la carica in macchina e la minaccia immediatamente con un'arma da fuoco. E qui notiamo che Ed è molto ma molto più accurato. La porta in un luogo isolato, la strangola, ci fa cosacce e poi porta a casa il corpo per vivisezionarlo. Il fatto più assurdo è che Edmund il giorno dopo è a un colloquio con degli psichiatri che controllano il suo stato mentale per vedere se è tutto ok oppure se sta scapocciando. Ma Edmund non è mica un fuori di melone seriali qualunque, quindi passa tranquillamente l'esame, convincendo gli psichiatri di non rappresentare più un pericolo né per se stesso. Né per gli altri. Di conseguenza viene mandata al tribunale una richiesta di archiviazione della sua pratica. Per Edmund, questo evento è un enorme successo. In effetti, ciò che è accaduto dimostra nero su bianco quanto Edmund sia superiore rispetto al sistema della legge. In quel periodo, però, c'è da dire che Santa Cruz non se la passava proprio bene in quanto a reputazione, perché era considerata la capitale mondiale dei fuori di melone seriali. E infatti la polizia in quel periodo non ha a che fare solo con Edmund, ma anche con altri due pazzoidi. In questo caso la polizia ha in mano tantissime vittime e nessun movente. Di conseguenza la denuncia di scomparsa di alcune studentesse non li fa preoccupare troppo, considerando anche il periodo storico. E infatti in quel periodo c'era un continuo viavai di gente, dai figli dei fiori a viaggiatori di ogni genere, e capitava spesso che ragazze scomparse si ripresentassero a casa e qualche giorno dopo con un nuovo fidanzato e un weekend da sballo alle spalle. Inoltre c'è un fattore da non sottovalutare assolutamente. Edmund non è un tipo losco, di conseguenza non desta neanche sospetti alla polizia. È tranquillo, timido, disponibile e chiunque crede sia letteralmente impensabile che c'entri con dei crimini così atroci. Edmund, però, nel frattempo perde il lavoro e quindi deve per forza tornare a casa dalla madre. E poco dopo acquista anche un'arma da fuoco. Arriviamo al 9 gennaio del 1973, quando Edmund rapisce Cindy Scholl, un'altra studentessa. La minaccia con un'arma da fuoco, la costringe ad entrare nel bagagliaio e poi la fredda. Porta a casa il corpo, ci fa cosacce come al solito, lo seziona nella vasca da bagno. E poi chiudere i vari resti in tanti sacchettini che poi sparpaglia sulla scogliera di Carmel. La testa però la conserva e la seppellisce nel cortile, sul retro, rivolta proprio verso l'alto, in direzione della camera da letto di sua madre. I resti ovviamente vengono ritrovati il giorno seguente, il panico dilaga letteralmente a Santa Cruz. La polizia dice alle ragazze di non accettare assolutamente passaggi da sconosciuti, però Edmund sa mimetizzarsi davvero molto bene. Insomma, ha una macchina che porta addirittura un adesivo universitario e quindi genera sicurezza nelle studentesse. Passa meno di un mese ed Edmund colpisce ancora. È il 5 febbraio ed Edmund ha una violenta lite con sua madre e quindi esce di casa. Si imbatte in Rosalind Thorpe e Alice Liu, ovviamente le fredda, e poi le porta a casa. Dopodiché porta il corpo di una delle due ragazze in casa, ci fa cosacce e poi seppellisce i resti nei pressi di Eden Canyon, dove in effetti vengono ritrovati una settimana dopo. La primavera si avvicina ed Edmund si rende conto di come lo pervada sempre di più una vera e propria furia. Pensate che prende in considerazione l'idea di far fuori tutto l'isolato. Poi però si rende conto di una cosa: il suo unico desiderio è quello di freddare sua madre. Ed è quello che in realtà ha sempre voluto fare. Arriva quindi il 20 aprile del 1973. È il weekend di Pasqua ed Edmund aspetta che sua madre vada a letto per poi freddarla alle 5 e un quarto del mattino. La decapita, ci fa cosacce e poi la butta nel tritarifiuti. Il tritarifiuti però si inceppa e restituisce la laringe della donna. Edmund agli agenti dirà queste parole:
Mi sembrava la cosa giusta da farle per farle pagare tutte quelle volte che se l'era presa con me ingiustamente, sbraitando e urlando. A questo punto Edmund chiama Sally Hennett, un'amica di sua madre, e la invita a casa sua con la scusa di voler fare una festa a sorpresa per Clarnell. Sally quindi arriva a casa di Edmund e di Clarnell, ed Edmund la strangola, la decapita, mette il suo corpo nel suo letto e va a coricarsi nel letto di sua madre. Arriva poi la domenica di Pasqua. Ed mette in moto la macchina. Inizia a guidare senza meta verso est. Ascolta la radio, ovviamente, aspettandosi da un momento all'altro di essere nominato. Proprio perché l'intento di Ed era quello di diventare una celebrità nazionale. Però il tempo passa e la radio non dice nulla. Edmund guida per ben 3 giorni di fila e poi si ferma deluso per non aver potuto consacrare la sua fama. Si ferma in Colorado, nei pressi di Pueblo. E chiama da una cabina telefonica il dipartimento di polizia di Santa Cruz. La polizia di Santa Cruz però non è convinta che Edmund sia davvero il fuori di melone delle studentesse. Come può Edmund, un ragazzo così mite e gentile, essere il colpevole di tutti quegli omicidi efferati? I poliziotti però vengono messi davanti a un'evidenza. Edmund dà informazioni molto dettagliate, informazioni che solo l'assassino poteva conoscere. Di conseguenza la polizia lo va a arrestare, mentre Edmund attende il loro intervento nella propria auto. È in questo momento che Edmund Kemper viene catturato e smette di colpire. Ha iniziato i suoi crimini con i suoi nonni e ha concluso con sua madre. Fare del male a sua madre era effettivamente la vera intenzione di Edmund fin dall'inizio. Al processo Edmund si dimostra compiaciuto. Finalmente è diventato importante e degno dell'attenzione di tutta la nazione. La sua mente, oltremodo brillante, è sotto l'evidenza di tutti ed è evidente che, secondo il suo parere, non l'avrebbero mai catturato se non avesse deciso lui di costituirsi. Gli viene anche chiesto quale punizione ritenga adeguata per le sue azioni. Edmund risponde a questa domanda con certezza: morte per tortura. E invece viene condannato per 8 omicidi di primo grado e deve scontare ben 8 ergastoli. Viene poi successivamente rinchiuso nella struttura di Vacaville, che si trova tra San Francisco e Sacramento. Qui Edmund riceve delle visite da John Douglas e Robert Ressler, due profiler dell'FBI. E qui, miei cari, entriamo in una piccola parentesi, perché ciò che vi andrò a dire di qui a poco non è nient'altro che una parte di storia ripresa dalla serie TV Netflix Mindhunter. I due profiler nella serie TV si chiamano Holden e Bill, ma la storia, ragazze e ragazze, resta la medesima. John e Robert stanno iniziando una serie di incontri con dei fuori di melone seriali per interrogarli e capire da dove nasce il loro comportamento. Hanno una lista ed Edmund è il primo che accetta di parlare con loro. Durante il colloquio, gli agenti si rendono conto di trovarsi davanti ad un individuo davvero brillante. Edmund ha avuto modo di riflettere molto profondamente sulla sua vita e sulle sue azioni, e quindi cerca di capire cosa i detective effettivamente sappiano di lui. Quando per Edmund diviene palese il fatto di non poterlo ingannare, vuota totalmente il sacco. Edmund racconta tutta la sua storia con estrema precisione, ripercorrendo con i due profiler la sua intera vita. Ha momenti di commozione quando descrive il trattamento a cui lo sottoponeva sua madre. Edmund, peraltro, racconta anche di parecchie occasioni in cui era sfuggito a degli imprevisti. Edmund rivela ai due profiler che si poneva sempre in modo molto cauto e infatti racconta un episodio in particolare. Una volta sostiene Edmund di aver dato un passaggio a una donna e a un bambino, pensando di fregarli entrambi. Però aveva notato che il compagno della donna si era segnato la targa della sua macchina. Di conseguenza aveva evitato caldamente di rischiare, portando donna e bambino a destinazione. L'uomo racconta anche di quanto fosse problematico il suo rapporto con le donne. Afferma con convinzione che non credeva di poter piacere alle ragazze. La madre, d'altronde, l'aveva fatto sentire fin da piccolo inadeguato e destinato al rifiuto, ed Edmund è cresciuto con in testa quell'idea. Però Edmund sottolinea che non credeva che quelle ragazze fossero troppo per lui. Anzi, tutt'altro. Edmund dava vita alle sue fantasie macabrine proprio perché solo in quel caso poteva possederle fino ad appropriarsi della loro vita. D'altronde, Edmund, anche durante il processo, aveva detto che le ragazze da vive erano lontane e distaccate, mentre invece lui cercava di avere un rapporto con loro. E quindi, quando le freddava, Edmund sostiene che pensava solo al fatto che sarebbero diventate sue. Nel caso di Edmund Kemper, a mio parere, il rapporto che ha avuto con i suoi genitori è stata la vera e propria scintilla che alla fine l'ha reso quello che è diventato. Sì, certo, era meticoloso, era calcolatore, ma è diventato così
dopo anni a subire umiliazioni da sua madre, che se vi ricordate a soli 10 anni lo richiudeva in cantina per paura che facesse del male a sua sorella. Edmund a 15 anni era in un istituto psichiatrico, quindi capiamo che il soggetto già in tenera età non faceva presagire nulla di buono. Però è pur vero che sua madre Clarnell ci ha messo del suo per rendergli la vita ancora più difficile e dolorosa, finché Edmund non è letteralmente esploso sfogando la sua frustrazione, inizialmente su delle studentesse. Però l'obiettivo ultimo l'ha raggiunto quando si è liberato di sua madre, la donna che lo aveva umiliato per anni interi. Detto questo, ragazzi, io ho finito di sprolocchiare in questo video. Spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Io vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, mangiate sempre le verdure, ma soprattutto ricordate che l'occhio critico vi osserva.